Tragedia di Natale a Rocca d'Aspide, un uomo di 63 anni, Mario Coviello, è morto in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo durante una battuta di caccia in solitaria in località Massano non ha più visto il suo seguccio. A un certo punto ha sentito il guaire dell'animale in un pozzo profondo circa 8 metri con all'interno almeno 3 metri di acqua. Coviello quindi ha recuperato delle reti per raccogliere le olive, ha creato delle fune di fortuna e le ha legate a un olivo, si è calato giù, ha recuperato l'animale ma nel risalire è scivolato di nuovo all'interno del pozzo. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari che, non vedendolo ritornare a casa, hanno chiamato i carabinieri della stazione di Rocca d'Aspide, che sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Agropoli e al personale del 118. Purtroppo si è subito capito, per il 63enne non c'era nulla da fare. Il magistrato ha disposto l'esame esterno della salma, poi ha rilasciato la stessa per i funerali. Una tragedia davvero immane a Rocca d'Aspide per le sorti del 63enne appassionato di caccia, ma di professione operaio edile e residente in località Carretiello.